estate. Allora, oggi sempre qui nel bagno, ma un po' più in alto. Ecco, sembra anche più carino in questo modo. Allora, come state? Oggi vi mostro e vi parlo un po' del restyling il giorno dopo. Allora, dato che appunto molte ragazze mi hanno fatto questa domanda, insomma, sotto ad alcuni video. E Marta, ma ora come fai il restyling adesso che segui il metodo? Come lo fai? È come prima? Insomma, cosa è cambiato? E appunto, proprio per questo, oggi vi faccio questo video. Prima di iniziare, vi volevo dire che il video precedente, non me lo ricordo, quindi ora vedo e torno. Nel video precedente vi ho parlato un po' delle prime impressioni per quanto riguarda i risultati che sto avendo da quando ho iniziato il metodo. Vi dico un po', ecco, quello che ho iniziato a notare, se comunque mi piace ancora, mi piace di più, mi piace di meno, insomma, tutte le considerazioni al riguardo e accenno anche alla Denman. Quindi alla questione del volume, eccetera, eccetera. Però, come ho detto anche lì, per quanto riguarda il volume, io di questo ve ne parlerò in un video a parte, quindi parlerò del volume, di come utilizzare la Denman per avere più volume, per avere meno volume e tutto quello che sto, capendo, ecco, diciamo così, al riguardo. Comunque, lo scorso video, quello in cui vi parlo delle prime impressioni, ve lo lascio sempre qui giù in descrizione e andate a vedere se vi interessa. Da quando ho iniziato il Curly Girl Method? Come faccio a ravvivare i ricci il giorno dopo? E ora vi dico tutto. Allora, io avevo fatto già un video del genere tempo fa, come realizzo lo spray Ravviva Ricci, questo per il giorno dopo. Devo dire che tutto quello che facevo prima del Curly Girl Method non è cambiato molto rispetto a quello che faccio adesso. Sono ovviamente cambiati i prodotti. Faccio sempre questo. Per ravvivare di meno i capelli il giorno dopo, quindi per fare in modo che ci sia meno da ravvivare, ok? Quindi per fare in modo che si rovinino di meno. Io la notte li lego sempre con delle pinze grandi, ve le faccio vedere perché molte me lo chiedono sempre questa cosa qui. Ecco, con delle pinze grandi così, li divido a metà, li tengo pinzati con una pinza qui e una pinza di qua. Non utilizzo cuffie, non utilizzo maglie, cose particolari in testa, ananas, code strane, no. Utilizzo solo queste due pinze e mi sono sempre trovata benissimo con questa tecnica qui. E non utilizzo neanche delle federe in raso, in seta o cose varie, anche se la federa, quella apposta per i capelli ricci, vorrei provarla. Solo quella, però, non voglio provare cuffie e cose strane, perché penso che non mi troverei bene. Però, magari, ecco, potrei provare per un video, ecco, perché noi proviamo sempre tutto e quindi mai dire mai. Vi lascio qui giù il video in cui vi faccio vedere l'applicazione delle pinze. Il video è quello vecchio di quando ancora non utilizzavo cose del metodo, eccetera. E, il metodo di applicazione però delle pinze è lo stesso, quindi ve lo lascio qui giù in descrizione se volete vedere come applico le pinze la notte. Cosa succede? Il giorno dopo io sciolgo, tolgo le pinze e la situazione, ecco, di solito è questa. Non sono mai troppo brutti. Diciamo che il riccio potrebbe venire un po' deformato dalle pinze. Ragazzi, comunque non saranno mai come magari appena fatti, però a volte il giorno dopo sono addirittura più belli, perché appena io tolgo la pinza, magari sono un po' deformati da queste pinze. Come poi io vado ad utilizzare lo spray Ravviva Ricci, lo spruzzo sulle mani,
faccio uno scrunch così, a volte anche con la tecnica praying hands, questa, che però non mi piace il giorno dopo, insomma non lo so se mi piace perché mi dà l'impressione che io li stia rovinando perché li alliscio in questo modo, anche se magari non è così, ma mi piace sempre utilizzare più che altro come scrunch in questo modo. Vado quindi ad utilizzare il mio spray, che ovviamente è lo stesso concetto, diciamo così, dello spray che facevo prima del metodo, solo che adesso ovviamente i prodotti sono cambiati, ok? Però io comunque faccio tutto quello che facevo prima, a parte la Denman che ora vi dico. Quindi il giorno dopo che vado a fare? Utilizzo questo spray così a scrunch, aspetto un po' e di solito poi con il tempo si riprendono da soli, non devo fare nient'altro, torna quella forma ricciolina. Lo creo sempre da me e lo faccio in questo modo. Per quanto riguarda le quantità vado un po' ad occhio, diciamo così, a sentimento, non so come si dice, e nel senso che metto l'acqua, ok, la maggior parte è acqua, un po' di balsamo leave-in di Kinky Curly, un po' di gel d'aloe e un pochino di gel di Cantu. Mischio tutto così in questo modo. Io mi trovo davvero bene, mi piace molto, non ho mai avuto problemi, anche perché ragazzi il giorno dopo il restyling deve essere rapido, ecco. Non è che ogni mattina fate un refresh lunghissimo, deve comunque, almeno per quanto mi riguarda, essere una cosa abbastanza veloce. Ecco, non è che vado a ribagnare tutti i capelli, rimettere il prodotto, il phon, asciugare con il phon, insomma è troppo lungo, e poi utilizzereste il phon tutti i giorni e quindi cioè, sì che va bene che usiamo questi prodotti per il metodo, le tecniche eccetera, però bisogna stare anche attenti a questa questione del calore, ok? Perché facendo così tutti i giorni andiamo a mettere calore sui capelli e sicuramente non farà bene. Ok, quindi io tutti i giorni faccio questo. A volte il giorno dopo, quando ho un po' più di tempo, o magari non è il giorno dopo, è un qualsiasi momento della giornata, oppure dopo 3 giorni, insomma, quando voglio e quando ho tempo e vedo che alcune ciocche sono particolarmente rovinate, quindi o si sono increspate o si sono ammosciate tantissimo, insomma, quelle ciocche che non potrebbero migliorare tanto utilizzando solamente questo spray, cosa faccio? Vado a utilizzare la Denman, ok? Quindi io magari mentre parlo vi metto qui un video che ho registrato poco fa, prima di questo shampoo, perché ora è appena fatto, e vi faccio vedere come faccio tutta questa cosa qui. Quindi utilizzo la Denman per ravvivare, ma davvero bene, alcune ciocche. A volte lo faccio anche proprio appena finito di asciugare. Vedo che qualche ciocca non si è arricciata proprio, è oscena, e io che cosa faccio? Utilizzo questa tecnica. Prendo la singola ciocca, la bagno, utilizzo un prodotto styling, che può essere lo stesso, insomma, che quello che vi pare, un prodotto styling che sia la maschera Lair Food, che va bene anche per lo styling, può essere il balsamo leave-in di Kinky Curly, una spuma, un gel d'aloe vera, un gel di Cantu, quello che volete, che voi utilizzate per lo styling. Vado a distribuire il prodotto in questo modo qui, poi utilizzo la Denman in questo modo qui, arricciando la ciocca anche al manico, proprio aiutandola tanto, cosa che se si fa su tutti i capelli magari toglie un po' di volume, ma poi di questo ve ne parlerò. La rotolo bene, faccio un po' di scrunch
con la mano, così fino a quando si arricciano proprio al massimo. Se li sento un po' secchini, bagno la mano e rifaccio così, e poi utilizzo il panno in microfibra in questo modo e vado ad asciugare, ok? A volte quando ho tempo faccio questo su più ciocche e l'effetto è davvero molto molto bello, perché magari quelle ciocche che si sono un po' rovinate si riprendono totalmente, ecco, è come se voi li lavaste e poi li asciugaste di nuovo, quindi viene molto bene questa tecnica, però ovviamente è una tecnica più lunga e vorrei anche dirvi questo: state attenti appunto a farlo spesso, perché magari può capitare che voi il terzo giorno così li vediate più brutti, nel senso che più mosci, più rovinati, e andiate a fare ogni terzo giorno del lavaggio questa cosa qui. E quindi a settimana i giorni in cui voi utilizzate il calore si raddoppiano. Quindi volevo dire questo, che a meno che voi non li asciughiate all'aria, state sempre utilizzando una fonte di calore. Quindi secondo me dovete fare un po' attenzione, cioè andateci piano, perché comunque se voi fate ogni giorno questa cosa qui, utilizzate il calore e quindi ogni mattina io proprio lo sconsiglierei, perché poi si vanno comunque a rovinare i capelli utilizzando il phon tutti i giorni. Quindi utilizzo prodotti buoni, le tecniche fantastiche, cerco di non fare code, non rovinarli, non fare piastre addirittura, e poi phon tutti i giorni, non lo so, non mi piace molto. Quindi proprio per l'occasione, diciamo così, io li ravvivo in questo modo. Se posso evitare, ovviamente lo evito, però certo il risultato è pazzesco, anche come avete visto qui, prima quella ciocca era proprio liscia e poi è diventata riccia, fantastica. E quindi niente ragazze, io vi ho detto un po' tutto quello che faccio per ravvivare i ricci il giorno dopo e anche i giorni successivi. Io volevo specificare questo: lo spray lo utilizzo il giorno dopo, ma anche ogni mattina quando io tolgo le pinze, ok? Faccio sempre questo. Se poi voglio, ecco, che magari qualche ciocca sia proprio più ripresa meglio, eccetera eccetera, la ribagno totalmente, utilizzo la Delman con il prodotto e asciugo. Non faccio mai dei refresh completi, nel senso che li bagno completamente prodotto e li riasciugo, perché a questo punto li lavo, cioè non è un procedimento lungo e non mi è mai piaciuto, ecco, fare un refresh così, come si dice, invasivo, ecco. Mi piace utilizzare solo cose più leggere in questo modo. E poi, insomma, se si sono rovinati di tanto, ragazzi, amen, teneteli dietro e il giorno dopo li lavate. Ecco, non è la fine del mondo. Quindi, penso di avervi detto tutto. Io comunque in questo periodo sto ancora utilizzando tutti i prodotti per il metodo, tutti i prodotti adatti al metodo, sto cercando nuove combinazioni, insomma. Tra l'altro ho aggiunto anche ai miei prodotti adatti al metodo anche la maschera alla papaya di L'Air Food di Garnier, che mi piace tantissimo, mi sta piacendo sia come maschera che come prodotto leave-in, quindi come styling. Però vi aggiornerò, ecco. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, e niente, ci vediamo presto in altri video. Ciao ragazzi!